Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in un nuovo video. Questo è il video dei prodotti terminati del mese di luglio. Allora, passo subito quindi col mostrarveli. Il primo prodotto che vi mostro è un prodotto che boccio, che non mi è piaciuto per nulla, sia per la profumazione che per la consistenza. Ed è questo sapone liquido, trovato in offerta da Acqua e Sapone a 1 euro, della Neutroderma con latte di cocco. Purtroppo ero da 1 litro, non vedevo l'ora di terminarlo, la consistenza l'ho trovata troppo liquida, quindi anche fin troppo acquosa. E la profumazione di cocco non si sentiva per nulla, nel senso che da una profumazione con latte di cocco mi aspetto una profumazione dolce che qui non ho sentito per niente, non mi è piaciuto e sicuramente anche se è costato poco non è un prodotto che andrò a riacquistare. Poi un prodotto che invece mi è piaciuto molto e vi suggerisco di provare sono queste salviette struccanti della Bottega Verde. Queste sono quelle col melograno e acqua micellare. Innanzitutto struccano molto bene e hanno una profumazione veramente deliziosa. Mi sono piaciute molto e sicuramente le ricomprerò. Poi, altro prodotto terminato che per quanto riguarda la skincare sono questi dischetti struccanti quadrotti 60 pezzi del marchio Skin Station che acquisto all'Acqua e Sapone, principalmente li prendo quando sono in offerta oppure anche quando non sono in offerta perché tanto costano poco e sono ottimi. Poi altri prodotti finiti sono una confezione di assorbenti della Licia e tra questa confezione qua dei Comfort e gli altri due della Licia che avevo provato, uno col pacchetto verde e uno col pacchetto rosa, ho preferito gli altri due. Non mi sono trovata male neanche con questi, ma preferisco le altre due confezioni. Poi un prodotto che vi suggerisco per questa stagione è questo è uno spray di acqua termale delle Terme di Salsomaggiore. Questo è uno spray specifico per le gambe pesanti, io comunque l'ho utilizzato anche sui piedi, l'effetto sulla pelle è ottimo, rinfresca veramente, ci si sente bene, insomma io me lo spruzzavo principalmente la sera. Ne ho un altro di scorta e io questi prodotti qua li trovo lì per l'ando a 1,50 euro. Poi altri prodotti finiti sono questa l'ha terminata mia sorella, io l'ho utilizzata solo qualche volta ed è questa Foot Mousse, la crema piedi della Chanel della linea della Tropical Summer. A me non è piaciuta né la colorazione perché avrei preferito una colorazione diversa, ma soprattutto non mi è mai piaciuta la profumazione e quindi sicuramente è un prodotto che non andrò a riacquistare. Poi, sempre finiti ci sono un dentifricio, questo l'ho terminato io, ogni tanto a me piace cambiare, quindi ho preso in offerta questo della Z3D White all'Eurospar, non mi sono trovata male, anche se forse faceva troppa schiuma, era troppo. Già, non sono abituata a questa consistenza, ecco, diciamo così, non sono abituata a questa consistenza di dentifrici, però l'avevo preso anche un po' visto che era scritto che era sbiancante, non ho controllato se l'effetto sbiancante c'era o non c'era, l'ho utilizzato come un semplice dentifricio, però sono curiosa di provare altri dentifrici della Z, quindi potrei anche ricomprarlo, anche se appunto non sono abituata a questa consistenza. Poi mia sorella ha terminato uno shampoo, che è lo shampoo della Head & Shoulders, quello nella il Classic Clean, quindi la profumazione quella classica. Sapete che con questi lei si trova bene e utilizza sempre questi. Anche se ultimamente, siccome ne ha uno di questa linea che non si trova più di tanto, lo sta abbinando ad altri. Poi, questo terminato da me e mia sorella è il deodorante solito della Neutromed, il Fresh col tappo azzurro. Ho ripreso anche a utilizzare i deodoranti in formato spray. Poi un prodotto che ahimè andiamo a buttare via è questo gel per le gambe pesanti dell'Equilibra. Questo comunque è un buon prodotto con Gingo Bilboa, Vite Rossa e Rusco. È una specie di crema bara gel, lo vado a buttare perché è aperto da troppo tempo e ha variato la profumazione. L'avevo comprato per mia mamma, lei non l'ha mai utilizzato perché utilizzava, alla fine lei utilizza sempre il solito prodotto. L'ho utilizzato quindi io qualche volta e io per le volte che l'ho utilizzato mi sono trovata bene, aveva veramente un effetto rinfrescante, anche una buona profumazione. Poi altri prodotti finiti sono dunque un sapone liquido della spuma di champagne, questo è il muschio bianco ed estratto di Tiare, un buon sapone, sapete che questa è la linea nuova uscita quest'anno e mi sono trovata bene. Poi un altro sapone liquido, anche con questo mi sono trovata molto bene, è questo della ricarica di sapone della Quando È, quella da 1 litro, con muschio bianco. Mi è piaciuto veramente molto, comunque non è la prima volta che lo prendo e come muschio mi ricorda un muschio quasi, quasi cocco, muschio cocco, non so spiegarvi, però un muschio un po' diverso, un po' più soft, molto buona questa profumazione, ve la suggerisco.
Poi un altro prodotto terminato è un esfoliante corpo della Delidea, questo con albicocca e mango, anche questo ce l'avevo aperto da un po', circa 2 anni, e mi sono trovata bene, è molto cremoso, con tantissimi microgranuli, e potrei anche pensare di ricomprarlo. Tra l'altro adesso all'acqua e sapone, non so se in tutti gli acqua e saponi, ma in quello dove vado io sì, c'è tutta la Delidea in offerta fino al 31 agosto a 5,99 euro. E io ho già comprato qualcosa e conto anche di ritornare, perché insomma 5,99 euro, diciamo, pagare alcuni prodotti sono a metà prezzo praticamente, diciamo che vale veramente la pena, quindi conto di fare ancora shopping. Poi altri prodotti terminati sono, vediamo un po', questa crema per il corpo di mia sorella, l'ha finita quindi lei, è della Pupa, della linea Miss Princess al gelsomino, a lei piace molto la profumazione di gelsomino, questa l'ha utilizzata in combo al bagno schiuma che ora vi mostro, che è a questo latte doccia, sempre quindi al gelsomino della Pupa, questo tra l'altro in progetto smaltimento, barra stop acquisti smaltimento, non so se avete visto il mio video, ma ho fatto 2 video, sul stop acquisti smaltimento prodotti per quanto riguarda detergenti intimi e bagno schiuma, quindi quello ne fa parte. Poi l'altro prodotto sempre del progetto stop acquisti barra smaltimento, questo detergente intimo, anche questo finito da mia sorella, è della Licia, quello con olio naturale di riso, che lei non vedeva l'ora di finire, io ho utilizzato solo l'ultima goccia insomma, perché lei comunque non è abituata a utilizzare i detergenti intimi, ma ne abbiamo talmente tanti come avete visto dal video che mi sta dando una mano a finirli. Bene ragazzi e ragazze, vi ho mostrato quindi tutti i nostri prodotti terminati, grazie a tutti della visione, ci vediamo al prossimo video.